Buongiorno a tutti. Eh, intanto un, ri un ringraziamento a tutti quanti per aver aderito al nostro invito di partecipazione a questa conferenza stampa. E, um, io sono Attilio Piattelli, presidente del coordinamento Fri, con me c'è Dario Di Santo, vicepresidente e anche direttore di Fire, che è un'associazione leader eh, in Italia per... Eh, tutto ciò che riguarda l'efficienza le energetica e il risparmio energetico. Prima di m, entrare nel vivo e nel merito della conferenza stampa vorrei giusto dire due parole sul coordinamento free per chi non avesse m, idea in dettaglio di cosa facciamo e chi rappresentiamo. E, m, se Cos'è che, che il coordinamento free di fatto è un'associazione che coordina la gran parte delle associazioni italiane che si occupano di efficienza energetica e... Ehm, Rinnovabili. Rappresentiamo 26, ad oggi 26 associazioni. Non le nomino tutte perché ovviamente ne salterei sicuramente qualcuna. Abbiamo anche delle altre associazioni aderenti che non partecipano alle decisioni, ma che di fatto sono in linea con uh, gli indirizzi e l'operato del coordinamento e soprattutto rappresentiamo dal punto di vista del, del, delle rinnovabili e dell'efficienza energetica direi la, la maggior parte delle aziende italiane con uh, probabilmente abbiamo fatto una stima più di 150.000 persone che operano nelle varie aziende associate al coordinamento free e mh, oltre 3.000 aziende complessive. Eh, questo giusto per, per far presente che poi quelle che sono le proposte che andremo un po' ad analizzare oggi mh, sono di fatto frutto di, una, di un coordinamento fra tutte le associazioni ed è un coordinamento che, come potete immaginare, insomma, non, non è banale, ma di fatto poi però è estremamente interessante avere, eh, aver presente che tutte le associazioni che fanno parte del coordinamento di fatto considerano le nostre, queste, queste proposte come fondamentali e importanti perché ci possa essere un rilancio del, uh, della riqualificazione energetica degli immobili post super bonus. E qui arriviamo al dunque. Um, essenzialmente um, direi che perché questa conferenza stampa? Eh, prego la regia, anche se, se vuole, di togliere la, la slide nella quale c'è il coordinamento free in modo che possiamo, ecco, perfetto, così ci vediamo anche meglio. E eh, di nuovo, appunto, buongiorno a tutti. Perché questa conferenza stampa? Essenzialmente perché c'è una grossa preoccupazione da parte del coordinamento free e anche di tutte le associazioni che poi ne fanno parte di quello che poi sarà il post super bonus, nel senso che eh, quello che abbiamo paura che possa accadere, è un po' quello che è successo anche con per esempio i conti energia del fotovoltaico, cioè un grosso lancio di un settore eh, in cui l'Italia per esempio nel, 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 dal 2008 al 2010 aveva, aveva mh, fatto dei progressi enormi nel campo del fotovoltaico con installazioni e imprese che si erano organizzate e attrezzate e poi improvvisamente un crollo a fronte del fatto che c'è stata una riduzione drastica degli incentivi. Allora, questo ovviamente non è, non è assolutamente positivo per il mercato perché prima si lancia un settore, e poi lo si lascia mh, diciamo agonizzare. E, mh, non, non è questa la prospettiva che vogliamo, e quindi vorremmo muoverci in anticipo perché questa effettivamente è una preoccupazione del coordinamento Free, nel senso. Che le misure del super boson sono andate oltre le attese come risposta del mercato e come organizzazione delle imprese, come interventi che sono stati realizzati e che sono ancora in corso di realizzazione. Questo perché eh, le misure hanno dato una facilità di accesso al credito anche per tutta una serie di soggetti che di fatto non, eh, non avevano po questa possibilità con le misure precedenti. Di fatto, non c'era bisogno di eh, avere disponibilità finanziaria, perché la misura era eh, per molti. Diversi, gratuita o quasi, e comunque quindi ha avuto una, un periodo di avviamento. Ma poi quando se ne sono capiti i meccanismi, un, effettivamente una, un, un grossissimo utilizzo. Ebbene, non entriamo certamente nel merito se sia stato giusto o sbagliato eh, ridurre questa, questa misura del 110, perché ovviamente ci sono tutta una serie di aspetti positivi, ma ce ne sono anche altri negativi, che poi entreremo a vedere in dettaglio. Ma quello che certamente è importante è molto in anticipo per far sì che quello che arriverà dopo il super bonus 110 sia un qualcosa di stabile di continuativo e che dia una prospettiva di lungo termine soprattutto anche semplice da applicare e accessibile un po' a tutte le fasce di utenza quindi alle fasce non soltanto quelle benestanti ma anche alle fasce con reddito medio o basso essenzialmente perché in questo modo non si dà un contraccolpo uh, drastico a quello che, che è stato l'avvio di questo settore, mh, che direi, non no, mi sono espresso male, non l'avvio, cioè diciamo il, la progressione di questo settore che era già attiva con le misure di detrazioni fiscali, che con, con il super bonus ha avuto un'enorme un accelerata e che adesso assolutamente dobbiamo fare in modo che torni su dei binari magari più equilibrati, ma sicuramente che non abbia un, un crollo delle, delle realizzazioni e delle, e delle installazioni. Proprio per fare questo abbiamo impostato e ipotizzato delle misure che, però, partono da quelli che a nostro parere sono eh, gli elementi positivi e negativi che ci sono stati con l'applicazione del super bonus e la cessione del credito. E quindi di fatto vorrei andarli ad analizzare uno a uno, magari li leggo anche, perché così non li dimentico, e eh, semplicemente perché. Sono stati il nostro punto di partenza per poi andare a individuare le, le misure. Allora, essenzialmente, se andiamo a vedere quelli che sono gli aspetti positivi del Superbonus 110, abbinato alla cessione del credito, abbiamo sicuramente uno stimolo e un rilancio all'economia in un periodo post-COVID che aveva bisogno di una grossa scossa, e questo non c'è dubbio che ci sia stato. Grande attenzione e stimolo alla riqualificazione energetica degli immobili. Certamente, eh, queste è una è un qualcosa su cui si è avuta una risposta notevole da parte di, di, di tutto, sia del settore delle imprese ma anche dei, delle, dei clienti finali, cosa che invece, con le semplici detrazioni fiscali aveva una diciamo, potremmo dire che gli interventi erano quasi fatti in sordina, quindi senza questa, questa attenzione mediatica che invece può essere positiva, visto che. Eh, la riqualificazione energetica degli immobili è seco secondo noi una delle priorità che deve avere il Paese. C'è stato uno sviluppo della filiera che potremmo dire a 360 gradi, quindi che ha dato dei risultati interessantissimi, perché da quelle che sono le soluzioni tecniche che proposte, che sono sempre più migliorate, con uh, quindi dei tecnici che hanno avuto e migliorato la capacità di progettazione degli interventi, quelle che sono le imprese che poi hanno, sono in grado di fare le realizzazioni, fino alla filiera della, della produzione della componentistica, che è una filiera italiana che si è. Che è Consolidata e ha, eh, ed è una filiera estremamente interessante. Per ultimo, anche la facilità di, di utilizzo dei fondi disponibili: nel senso che non dobbiamo trascurare che la possibilità di avere un accesso a, a, a delle misure con una disponibilità finanziaria bassa eh, o in alcuni casi, appunto come è stato con il super bonus, anche nulla, è, è evidente che è stata una, una grossa leva, un grosso stimolo. Però ecco, questi sono, sono principalmente gli aspetti positivi che a nostro parere ci sono stati, non trascuriamo neppure quelli negativi che richiamo e che sono la spesa per lo Stato oltre le previsioni, perché c'è stata un'accelerazione. Mh, proprio perché il meccanismo dopo una fase di avvio è stato un meccanismo um, facilmente utilizzabile, c'è stata un'accelerazione imprevista e quindi al di fuori probabilmente di quello che era il controllo eh, che, si, che si voleva avere su, sui conti e su quelle che erano le disponibilità da assegnare a questa misura. Poi c'è stato un aumento generalizzato dei prezzi eh, che noi mh, diciamo che... Eh, Immaginiamo che sia dovuto anche a una, a una serie di fattori, principalmente la necessità di correre, perché questa era una misura temporanea e quindi non, non si stava non si dava molta attenzione al costo degli investimenti piuttosto che però a farli velocemente. E poi anche il fatto che quando le misure hanno poca incidenza sui conti del, di chi poi ne, ne richiede l'utilizzo quindi i clienti finali, è evidente che i clienti stessi sono poco attenti a, al prezzo e di conseguenza questo ha determinato sicuramente un aumento dei prezzi medi di quelle che sono poi le realizzazioni e le applicazioni. Eh, analogamente c'è stato un problema di una misura che è stata sentita temporanea, quindi breve nel tempo, e che quindi ha privilegiato la velocità delle realizzazioni in molti casi anche a scapito della qualità e dell'accuratezza di ciò che è stato realizzato. E per ultimo, poca attenzione nel, proprio nella strutturazione del modello a premiare quelle che erano le soluzioni, a nostro parere, più efficienti e che quindi andavano in una direzione di eh, massimizzazione del, dell'efficientamento e anche quindi del contributo di riduzione delle emissioni di CO2, cosa che non c'è stata. Per esempio, ricordiamo il, la misura che è stata utilizzata anche per le seconde case, che ovviamente ha distratto dei fondi da interventi che avrebbero avuto sicuramente maggiore maggiore effetto uh, dal punto di vista della riduzione delle emissioni. Quindi, insomma, mh, bisogna tener conto di tutti di tutti gli aspetti positivi e di tutti quelli negativi per, per eh, riuscire poi a, a, a mettere assieme ideare quelle che possono essere delle possono essere delle misure alternative di superamento del super bonus, che siano poi anche di lungo termine. Eh, prima di passare la parola uh, a Dario per un'illustrazione di dettaglio di, di quelli che sono i punti principali della nostra proposta, vi vorrei anche far vedere alcuni, uh, alcuni dati uh, di sintesi che abbiamo mh, reperito mh, da un documento che è un documento, poi, um, che è stato redatto dall'Ufficio parlamentare di bilancio in occasione di un'audizione un presso la sesta commissione del Senato. E sono dei dati abbastanza interessanti perché danno la sensazione intanto di quanto il mercato sia accelerato con il super bonus e poi soprattutto eh, perché spesso non si è abituati a vederli in maniera aggregata e quindi si, si è fatto spesso un gran parlare del super bonus, delle varie misure ma poi in sintesi questi numeri spesso non sono alla portata di tutti. Allora prima cosa, mh, il primo grafico, questo che è illustrato in, uh, in, in, in presentazione Rappresenta l'andamento nel tempo di quelle che sono le misure delle detrazioni eh, fiscali negli anni che sono associate alle ristrutturazioni edilizie, quindi al 50%, e poi quelle delle riqualificazioni energetiche del 65%. E come vedete, negli anni fino al 2020 c'è stata una progressiva crescita, quindi un aumento di consapevolezza della possibilità di utilizzo di queste, di queste misure di detrazione. Ricordiamo che non erano associate all'accessione alla del credito. Ma erano esclusivamente legate a una semplice detrazione fiscale e eh, siamo partiti da valori del, di, di ordine di qualche miliardo di euro quando le misure sono entrate in vigore. Siamo arrivati al 2020 con circa 10 miliardi di, uh, uh, di impegno uh, per, per lo Stato per, per quanto riguarda la, la copertura di queste, di, di, di queste misure. E, ovviamente, essendo non associate alla, detrazione, alla, alla cessione del credito, uh, Passiamo al grafico successivo. C'è un aspetto abbastanza interessante da, da far presente. Che sono misure che sono state prevalentemente appannaggio delle classi medio-alte, quindi chi aveva effettivamente la possibilità di utilizzare le detrazioni fiscali ha avuto la possibilità di accesso a queste misure, mentre invece le fasce medio-basse non hanno avuto questa possibilità. E questo grafico è proprio una, una, fa vedere che c'è una crescita degli interventi di detrazione all'aumentare del reddito, e, e questo è indicativo per, per poi tenere presente. Le, il, quelle che possono essere le proposte, fare in modo che queste proposte, che poi vengono, vengono comunque eh, tradotte in, in norme, siano eh, tali da non, da non scoraggiare o da non lasciare da parte qualcuno, anzi, tendenzialmente mi verrebbe da dire che più eh, i soggetti sono deboli, più dovrebbero essere salvaguardati e privilegiati rispetto a quello che poi è il, il supporto all'utilizzo di determinati strumenti. Eh, se passiamo al grafico successivo, invece vediamo quello che è successo con l'entrata in vigore del super bonus, nel senso che dopo un avvio che è, è stato necessario ovviamente per capirne i meccanismi, eh, mettere a punto l'organizzazione per poter poi presentare le pratiche, insomma c'è stato un aspetto ovviamente di, di, di definizione delle, di quelli che erano eh, le obbligazioni burocratiche, quindi c'è stato un tempo di avvio che ovviamente è stato mh, direi probabilmente di, di sei mesi buoni almeno eh, si vede che poi a partire da settembre 2021 a salire gli interventi sono stati mensilmente di qual da qualche miliardo di euro fino anche a 3-4 miliardi di euro al mese di quelli che sono le, eh, gli investimenti approvati con un picco a settembre 2022, perché a settembre 2022 c'è stato il momento in cui eh, era necessario aver fatto almeno il 30% dei lavori per le case singole, unifamiliari, e in questo caso si è assistiti quindi ad, una, ad un balzo di quelli che, che sono gli investimenti approvati in, que, in, quel, in quel mese, con circa 8 miliardi. Però se andiamo a vedere il dato aggregato, che è la, la chart successiva, si vede che poi di fatto... Questa misura qui abbiamo, sono riassunti in maniera progressiva e quindi incrementale i valori da aprile 2021 fino a gennaio 2023. Ebbene, eh, il riquadro prende i mesi del, del 2022 e si vede che in tutto il 2022 gli investimenti approvati sono dell'ordine di 46,3 miliardi che è una um, rispetto ai 9-10 miliardi delle, delle, delle detrazioni fiscali che c'erano prima appunto dell'entrata in vigore del super bonus, eh, vi, lascia, vi lascia capire quanto poi questa misura abbia inciso con un aumento del mercato in maniera estremamente considerevole. Direi, visto, visto questi dati che, di sintesi che però sono, sono sintomatici del, per far capire essenzialmente poi anche le motivazioni del perché poi si è dovute correre a ripari, perché probabilmente queste spese non erano state valutate correttamente o comunque si era previsto di spendere sicuramente meno di quanto poi in realtà sia stato, sia stato il risultato finale, perché la misura è stata estremamente apprezzata. È chiaro che noi abbiamo pensato a, a delle soluzioni alternative che, che siano in grado di dare continuità e in questo senso direi che... Mh, Passo la parola a Dario Di Santo che illustra in dettaglio quelle che possono che quelle che sono le nostre proposte. Mh, di, per mh, da sottoporre a, sicuramente a un vaglio del, mh, delle varie amministrazioni e ministeri per far sì che poi comunque possa nascere un dialogo che ci porti a. a, a, a Diciamo si spera interagire e fare in modo che più velocemente possibile ci sia una struttura che sia poi duratura nel tempo e che permetta di non avere dei, dei blocchi o comunque delle, delle drastiche riduzioni del mercato che di oggi, perché altrimenti avremo dei problemi. Sicuramente genereremo molti problemi alle, alle PMI che oggi ci stanno lavorando. E poi ovviamente non faremo del bene all'Italia per quella che è la decarbonizzazione e l'efficientamento degli immobili. Prego Dario. Allora, eh, buongiorno a tutti, eh, grazie a Tiglio e grazie a voi eh, per essere presenti a questa conferenza stampa, anche perché per noi è molto importante che sui media trovino spazio, discussioni anche costruttive e quindi su come dare continuità al settore della riqualificazione degli immobili. Eh, del resto noi viviamo negli immobili, che siano quelli in cui abitiamo, che siano quelli in cui lavoriamo e quindi un immobile che sia resistente, all'eventuale terremoto oppure agli eventi climatici estremi che ormai ahimè eh, eh, diciamo così eh, vanno a qualche modo eh, caratterizzare eh, la nostra vita due che sia confortevole che quindi ci aiuti a, a vivere bene, a stare bene e anche essere più produttivi quando siamo negli ambienti produttivi e tre che siano più economici nella gestione e quindi a minore impatto energetico ambientale è fondamentale tanto più che questo poi va a coinvolgere una filiera produttiva quella del mondo delle costruzioni che in Italia è determinante. Quindi è interesse di tutti che si riesca a portare avanti una politica di riqualificazione degli immobili. Chiaramente non è facile perché costa. Ed è per questo che è fondamentale che ci siano degli incentivi che aiutino a superare la barriera economica, come oggi le detrazioni fiscali e il conto termico, ma d'altra parte anche degli strumenti che aiutano a superare quella finanziaria perché eh, gli incentivi che abbiamo a disposizione coprono una parte più o meno ampia del costo di investimento, ma purtroppo lasciano all'occupante proprietario dell'immobile eh, l'impegno di dover anticipare il 100% della spesa da sostenere e questo evidentemente per molti è un problema. Ehm, D'altra parte, come ha detto Attilio, è fondamentale che si riescano a coprire tutte le fasce di utenza, se parliamo del residenziale, ma anche tutti gli immobili, quindi anche quelli pubblici e del terziario. Ed è altresì importante, a nostro avviso, che qualunque politica si decida di adottare abbia un orizzonte di lungo periodo. Questo perché? Perché questo garantisce che le imprese abbiano la possibilità di strutturarsi, eh, di ampliarsi e di farlo in modo sano, che non si abbiano fenomeni di shock sui prezzi e che anche diciamo così, gli occupanti, i proprietari degli immobili abbiano il giusto tempo per poter intervenire e pensare a cosa fare, non debbano farlo di fretta. Eh, quindi questi sono i caposaldi su cui noi andiamo a basare le nostre proposte. Cosa prevedono? Anzitutto di eh, partire dagli incentivi esistenti, opportunamente rimodulati e eh, resi più efficienti ed efficaci. Questo perché perché usare degli incentivi esistenti che in alcuni casi potranno aver eh, mostrato dei difetti come è stato detto è sicuramente più facile che introdurre nuove misure che poi evidentemente eh, sono molto più complicate da mettere a punto. In secondo luogo, eh, gli incentivi esistenti, ossia detrazioni fiscali e conto termico, hanno caratteristiche diverse, quindi sono adatte a uno dei nostri scopi cercare di coprire il più possibile le varie fasce di utenza. Sulle detrazioni fiscali noi chiediamo di rimodulare evidentemente le aliquote, riducendole rispetto al super bonus e facendo in modo che siano previste aliquote più alte per quegli interventi che risultano migliori dal punto di vista della decarbonizzazione, della riduzione dei consumi energetici e anche di risposta alle altre priorità che abbiamo citato prima. Quindi prevediamo un intervallo che vada dal 55% all'80% a seconda dei casi. D'altra parte, riteniamo importante che anche il conto termico che oggi per l'efficienza energetica si rivolge al pubblico, al settore pubblico, non al settore privato, sia ampliato, possa coprire anche il settore privato e in questo modo consentire a chi non ha la possibilità di accedere alle detrazioni per incapienza o per caratteristiche del suo regime fiscale di poter accedere a un incentivo che gli consenta di intervenire sul suo immobile. Quindi questi sono i due elementi fondamentali, eh, che riteniamo siano perfettamente fattibili, peraltro. L'altro elemento che riteniamo importante è che ci sia una misura eh, specifica, che può essere basata sul conto termico, destinata a chi versa in condizioni di disagio economico. Questo perché chi è in disagio economico difficilmente può sperare di usare le detrazioni fiscali, a meno che non ci siano lo sconto in fatture e la cessione del credito, che per carità potrebbero essere salvaguardate per questo settore di applicazione. Eh, ma se non lo fossero, evidentemente c'è necessità di andare a coprire se non tutta la spesa, la maggior parte della spesa che questi soggetti devono andare a sostenere, e che sia una misura che consenta di intervenire attraverso terze parti, quindi delle società di servizi energetici, ESCO, le utility o comunque aziende attive nel settore delle costruzioni che possono anticipare la spesa necessaria per l'intervento e quindi sollevare eh, questi soggetti dalla necessità di anticipare denaro. Questo riteniamo sia molto importante e sia anche in linea con quelle che sono le proprietà della legislazione europea e della legislazione nazionale. L'altro aspetto riguarda la barriera finanziaria è chiaro che se viene meno l'accoppiata cessione al credito, sconti in fattura, gli incentivi non basterebbero perché solamente chi è comunque in condizioni economiche medio-alte potrebbe riuscire a anticipare le risorse necessarie. Da questo punto di vista, la nostra proposta è quella di introdurre un fondo: un fondo che possa agire da una parte come fondo di garanzia, quindi andando a coprire eh, o l'intero ammontare della del finanziamento da richiedere oppure una parte per chi non ha necessità di accedere a tutto l'ammontare eh superando magari problematiche sul merito creditizio che alcuni soggetti possono avere. Dall'altra parte che possa agire come eh conto interessi, ossia consentire di accedere a finanziamenti a tasso agevolato. Questo perché? Perché evidentemente senza la cessione del credito che evitava l'indebitamento, per poter intervenire in questo settore, in molti casi è necessario evidentemente accedere a finanziamenti bancari o di altro genere. Quindi è fondamentale che questa possibilità sia facilitata il più possibile. Non dimentichiamo poi... Che in un contesto in cui i tassi di interesse si sono alzati, non sono quelli a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni, è ancora più importante offrire una possibilità a chi deve investire in questo settore. Da questo punto di vista, riteniamo che sia anche importante trovare un qualche accordo con l'Associazione Bancaria Italiana, con l'ABI, affinché le banche possano mettere a disposizione degli strumenti finanziari dedicati, che abbiano tassi di interesse più bassi dei finanziamenti tradizionali e che consentano quindi di intervenire in modo più facile sugli immobili altrimenti è evidente che la gente tende ad aspettare il momento in cui fa la compravendita e quindi ha l'accesso alle caratteristiche eh, di un mutuo. Ultimi due elementi sono il primo l'opportunità di andare a misurare le prestazioni energetiche conseguite grazie all'intervento. Non che questo sia collegato all'erogazione dell'incentivo, ma è importante che si raccolgano quei dati che consentano di fare delle valutazioni più precise sull'impatto delle misure. Eh, altrimenti, oggi come oggi, l'unica valutazione possibile è quella basata sul salto di classe energetica che però è una valutazione teorica del fabbisogno energetico, quindi non ha un'indicazione del consumo, un po' se volete, come se voi prendete un'automobile, la fate guidare a due persone diverse, avrà consumi completamente diversi, in genere, tra l'altro, non in linea con quelli che sono i consumi previsti eh, secondo i cicli di test. Sull'edificio queste eh, variazioni sono ancora più ampie, evidentemente, perché è un sistema molto più complesso eh, e quindi riteniamo importante utilizzare queste misure anche per andare a capire quali sono gli interventi più efficaci, più efficienti e quindi orientare ancora meglio l'utilizzo dei fondi pubblici e anche privati. Ultima opzione, eh, visto che chiaramente c'è necessità di andare a trovare fondi pubblici e privati per riuscire a attivare la riqualificazione degli immobili, cercare di sfruttare la possibilità di eh, emettere titoli di Stato dedicati al tema della riqualificazione degli immobili e quindi possa consentire di trovare risorse aggiuntive da impiegare o appunto per gli incentivi pubblici o per i fondi di garanzia, conti interessi cui eh, dicevamo prima o per altri scopi collegati a queste esigenze. Ecco, queste in sintesi sono le proposte che noi abbiamo pensato per... Evitare il rischio di un blocco del settore e per consentire al nostro Paese di evolvere in modo eh, positivo nei prossimi anni. Ovviamente, siamo a disposizione per tutte le domande che riterrete opportuno farci. Eh sì, ma aggiungo eh, che il documento adesso, ovviamente, lo abbiamo. Lo abbiamo sintetizzato senza entrare nel merito e nel dettaglio giustamente perché insomma sarebbe anche direi un po' pesante. E, e, e il, um, tutti gli aspetti, anche di, di dettaglio, di quelle che sono, per esempio, le detrazioni fiscali proposte e così via. Per cui riceverete poi un documento con, con tutti questi aspetti e questi dettagli. Um, sintetizzando, se volessimo proprio di fatto fare una sintesi di quello che stiamo proponendo, è cerchiamo di non lasciare a casa nessuno e quindi mettiamo in piedi delle misure che permettano di, di utilizzare le detrazioni fiscali per chi ha capienza e anche però il conto termico per chi non ha capienza e poi queste misure che però eh, ecco una cosa fondamentale forse da, ric da ricordare è che abbiamo suggerito che il conto termico sia un po' semplificato per eh, fare in modo che possa, aver, possa esserci una gestione molto diciamo agevole di, di uno strumento che poi altrimenti rischia di, di essere non in linea con quelle che sono poi le, le complessità o comunque le, sempli le, le semplificazioni che sono introdotte per le detrazioni fiscali, cioè i due strumenti devono andare in parallelo. Questa è la cosa che abbiamo suggerito. E poi altra cosa importante è che questi due strumenti devono andare assolutamente a braccetto con dei fondi di garanzia, perché senza l'attenzione la, appunto alla parte del, di come gestire la parte del credito diventa praticamente estremamente limitante avere delle misure che poi richiedono però la necessità di finanziamenti bancari. Quindi questo proprio in grande sintesi. Poi io direi che mh, se ci sono domande da parte del, da parte del appunto, del, di chi ci sta ascoltando, assolutamente siamo disponibili a, a rispondere alle domande che ci vorrete fare. Oggi pomeriggio sarà comunque emanato un comunicato stampa e poi sarà anche diffuso il documento integrale con, con tutte le proposte di dettaglio. Intanto grazie a tutti. Eh, sì, mh, credo che ci sia Elisabetta Scuri. Buongiorno, dovrebbe sì. essere abilitata. Grazie mille, sì, sono Elisabetta Scuri, giornalista di Canale Energia. Eh, vi ringrazio molto per questa conferenza stampa. Eh, volevo chiedervi se eh, pensate quindi che queste proposte potranno contribuire anche al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia. Beh, sicuramente l'idea è di andare in quella direzione. Poi sappiamo tutti che eh, al momento è difficile capire... Cosa prevedano gli obiettivi? Perché, per come è scritta la direttiva, mh, ci sono tutta una serie di questioni da sistemare, come ad esempio la nuova classificazione energetica degli edifici, da cui poi deriva l'effettivo obiettivo da raggiungere, eh, che può essere quindi più o meno ambizioso rispetto a quello che oggi si pensi. Eh, L'idea è di cercare di arrivare lì. Eh, fondamentalmente e le nostre misure riteniamo che anzitutto debbano evitare il blocco eh, iniziale e secondo luogo siano costruite anche in ottica di, da, di lungo periodo proprio per consentire una, un incremento, un'accelerazione degli interventi nel corso degli anni e quindi l'idea è che si possa arrivare al raggiungimento degli obiettivi. Che riteniamo, ovviamente, anche per le caratteristiche del coordinamento FRIC, che risulti comunque una priorità. Grazie, chiarissimo, grazie mille. Sì, aggiungo, aggiungo io che eh, ovviamente fra i vari obiettivi che ci siamo posti era anche quello di mh, prevedere delle misure che riducessero la spesa dello Stato a parità di, eh, a parità di interventi. Quindi eh, questo è fondamentale e ovviamente per fare per fare questo è ovvio che bisogna ricorrere anche a, a, a quelli che sono capitali privati, e gli interventi non possono essere finanziati, almeno la maggior parte degli interventi non possono essere finanziati al 100%. per cento. Questi sono dei criteri. Però lavorando sulla riduzione quindi delle detrazioni in funzione del beneficio che se ne ha dal punto di vista della, del, appunto, del beneficio ambientale di riduzione. Eh, delle emissioni e anche eh, lavorando su quello che può essere poi un adattamento del mercato a dei prezzi più, più competitivi e anche eh, calmierati direi rispetto all'aumento prezzi che c'è stato quindi il doppio, il doppio beneficio della riduzione delle detrazioni e l'azione di riduzione dei prezzi di mercato ci, fa, ci hanno fatto stimare in maniera assolutamente grossolana che a parità di intervento dovremmo essere su un valore di spesa che è dell'ordine del 50% questo è proprio un dato indicativo che possiamo dare e quindi ovviamente eh, poi bisognerà commisurare quanto effettivamente si vuole impegnare come risorse dello Stato e da lì andare a definire eh, il target di installazioni per per fare in modo che poi siano anche possibilmente in linea con quelli che poi sono anche gli obiettivi comunitari. E se posso anche complementare per ricollegarci anche a quanto detto nel corso della conferenza stampa è evidente che è molto importante cercare di andare a premiare gli interventi che abbiano un costo efficacia migliore perché, proprio perché dobbiamo spendere tante risorse, meglio spendiamo, meglio è per tutti. Anche per questo è importante e proponiamo di rimodulare, per esempio, eh, gli articoli delle detrazioni, non come oggi in cui c'è tutto un miscuglio di interventi che sono messi sullo stesso piano ma perché appunto si vada a cercare di premiare ciò che poi ha un impatto maggiore positivo eh, sia sugli occupanti i proprietari degli immobili sia in generale sulla società e quindi anche i conti pubblici e forse non l'avevamo detto prima per le domande che se ce ne fossero altre per favore alzate la mano su diciamo su zoom con, il, con la possibilità di alzare la mano non mi sembra che ci siano altre domande ok allora Direi che a questo punto, se non ci sono altre domande, noi ringraziamo tutti e... per l'attenzione. Oggi pomeriggio, come, come già anticipato, riceverete un comunicato stampa con eh, il documento di. Uh, scusate, mi dicono dalla regia che c'è un'ulteriore domanda. Pronto? Ecco. Buongiorno, allora. Giorgio Gatti, esso Petrolio, Petrolias Energia. Salve. Una domanda: non si ritiene più opportuno legare anche gli incentivi ai risultati raggiunti? Perché solo a fini statistici potrebbe essere troppo poco, in quanto abbiamo visto molti progetti realizzati in questo periodo che non è detto che diano i risultati ottenuti. L'uso indiscriminato delle pompe di calore in certe situazioni non è detto che diano i risultati sperati e come ha detto prima Del Santo, la sola eh, classificazione energetica non è di, sufficiente a dimostrare la bontà del... soprattutto l'utilizzo corretto. Ecco perché riterrei più opportuno legare condividendo tutta l'impostazione data al progetto anche ai risultati economici raggiunti di risparmio effettivo energetico. Allora sì, la, la domanda è interessante, ovviamente non riguarda solo pompe di calore, riguarda qualunque soluzione che avrà degli ambiti di utilizzo migliori ed altri in cui magari può non essere ideale. E... È chiaro che sarebbe bello collegare l'incentivo direttamente alla prestazione raggiunta, come si fa al momento solamente su uno schema di incentivazione che è quello dei certificati bianchi. Purtroppo però la misura delle prestazioni energetiche è complessa, richiede misura, avere a disposizione la misura dei consumi prima dell'intervento quella dopo l'intervento, che è l'unica parte tutto sommato facile perché può essere prevista l'installazione di appositi misuratori appunto dopo l'intervento, quando, quando questo viene realizzato, ma poi anche di una serie di variabili che vanno a tener conto di tutto ciò che incide sui consumi. Una è la variabile climatica, ma le altre sono ad esempio variabili di occupazione dell'edificio, di utilizzo dell'edificio e così via. Diciamo che in questa fase non riteniamo che ci siano le condizioni per... Poter eh, realizzare incentivi direttamente collegati alle prestazioni, se non in casi molto particolari. E del resto questo è un problema anche per i certificati bianchi, dove la cosa si fa da vent'anni. Da però è anche per questo che riteniamo importante cominciare a raccogliere dei dati, perché intanto sarà possibile avere finalmente alcune indicazioni dal punto di vista che consentano di capire come gli interventi eh, performano e quindi come meglio indirizzare anche gli incentivi e, e o, in, diciamo così, regolare gli impianti. E in secondo luogo l'idea può essere quella che dopo qualche anno eh, si possa eventualmente pensare anche a una misura collegata all'incentivo. Eh, nell'aspicio anche che il Paese possa evolvere sul fronte della digitalizzazione perché ricordiamoci l'idea di collegare l'incentivo alla prestazione raggiunta non può che passare per una digitalizzazione più spinta e che consenta di raccogliere dati in tempo reale e anche di dare indicazioni non solo allo Stato sulle erogazioni di incentivi ma anche ad esempio all'utilizzatore dell'edificio per capire ad esempio se la prestazione... Che sta avendo è legata alla scelta fatta sulle tecnologie oppure semplicemente una regolazione non opportuna degli impianti. È chiaro, questo oltre a essere evidentemente un'indicazione della nuova direttiva sulle prestazioni energetiche nell'edilizia, è anche un auspicio che noi facciamo perché digitalizzare è fondamentale. Grazie. Buongiorno, Massimiliano Di Giorgio, prego, dovrebbe essere abilitato per fare la sì. domanda. Mi sentite? Sì, 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 prego. Buongiorno, sono un giornalista, mi occupo spesso di temi dell'energia. Eh, una domanda, diciamo, sull'applicazione delle misure eh, a differenza di come è stato prima, diciamo, legate al reddito, legate insomma fondamentalmente a, al patrimonio eccetera cioè secondo voi l'ISE è lo strumento l'ISE è lo strumento diciamo, adatto per questo tipo di eh, come dire, discriminante per quali interventi sostenere finanziariamente eccetera quale strumento scusi l'ISE ah, l'ISE mm. Beh, eh, ten tendenzialmente direi come, come al solito, poi bisogna andare verso degli strumenti che siano semplici per l'applicazione, no? Perché si, po si, possono, si possono fare tutta una serie di valutazioni, però poi se andiamo a vedere eh, i dati reddituali è evidente che. Ehm si vede che certi strumenti mh, su, delle fasce, su delle fasce specifiche proprio non agiscono e non sono efficaci, quindi non, non, diciamo in questo momento non spetta a noi entrare nel merito se poi siano rappresentativi realmente i dati ISE di quelle che poi sono le condizioni economiche delle famiglie, però è indubbio che poi ci sono dei soggetti che non, non riescono sicuramente a utilizzare lo strumento della detrazione fiscale, quindi l'obiettivo in questo momento è quello di riuscire a far fare degli interventi e quindi poi starà anche alla politica andare ad individuare dei criteri che siano quanto più possibile oggettivi e che permettano anche quindi di fare delle valutazioni di chi effettivamente ne ha bisogno e chi meno, però certamente lo strumento delle detrazioni fiscali oggi non agisce su chi non ha capienza fiscale. E, e, e quindi eh, l'idea di affiancare allo strumento delle detrazioni un meccanismo del conto termico semplificato, aperto anche alle famiglie, quindi ai privati, che possa essere alternativo proprio per questi soggetti che non hanno la possibilità di utilizzare le detrazioni fiscali, eh, è sicuramente eh, uno strumento che allarga la fascia dei soggetti che possono poi far ricorso a, a, agli interventi. Questo sicuramente, poi certamente ent entrare nel merito direi che non è neanche. Compito nostro. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che, che ci sia la massima copertura da parte di tutti i soggetti, e quindi gli strumenti devono essere sufficientemente flessibili per, per riuscire a coprire tut, tut, tutte le fasce. Ecco, okay. abbiamo anche previsto poi delle fasce specifiche che possono essere eh, nella proposta di dettaglio anche le, le case popolari o comunque soggetti particolarmente disagiati, che potrebbero avere anche dei trattamenti particolari fino a arrivare al 100% di, eh, di contributo o avere. Eh, per esempio le detrazioni fiscali con concessione de del, del credito per so solo ed esclusivamente per determinate fasce. È chiaro che noi facciamo delle proposte, poi eh, saranno i decisori politici e che, che valuteranno quali di queste prendere, ma intanto abbiamo cercato di dare delle direzioni che mettessero in luce tutte quelle che sono le criticità degli strumenti precedenti. Grazie. Grazie, Poi è ovvio che l'Ise o Ise, un po' come la, la vecchia maglieria Liabel, non è uno strumento perfetto, soprattutto perché poi non è perfetto ciò che è sottostante a, allo strumento, però bisogna trovare il giusto equilibrio fra quello che abbiamo a disposizione come strumenti e anche la loro imperfezione e le alternative che al momento non vediamo, quindi noi nella proposta citiamo l'ISE o ISE. E dopodiché, appunto, sarà decisore eventualmente individuare anche nel tempo perché poi una cosa importante: l'idea non è di trovare una misura perfetta che poi per dieci anni è immutabile e eh, la teniamo così. L'idea è di lavorare su, sulla misura, cioè si parte con una proposta e verificare nel tempo come questa funziona. Per noi è importante che ci sia una valutazione continua delle misure, della loro efficacia e che ci sia la capacità di intervenire senza far passare troppo tempo. Perché anche il super bonus se si fossero intervenuti subito su alcune problematiche, probabilmente oggi eh, diciamo avremmo qualche problema in meno, no? E questo vale per tutte le misure a cui noi possiamo pensare. Lavorare in un'ottica di miglioramento continuo. Questo riteniamo che sia importante e che richiede appunto la collaborazione anche fra le istituzioni preposte, anche le parti, gli stakeholder come il coordinamento Free e, e tutti noi, insomma, compresi evidentemente i media. E aggiungo che nel, nelle nostre proposte l'arco temporale che noi abbiamo dato è come minimo fino al 2030, che quindi vuol dire da oggi coprire almeno uh, 6-7 anni. E, e proprio per uno, avere una, uno strumento che sia di, di lunga durata e che quindi dia la possibilità di, di credere in un qualcosa, organizzarsi e perseguirla e non avere l'ansia di dover correre a utilizzare un qualcosa che poi magari si, ris si rischia che, che, che possa esaurirsi velocemente. E poi, seconda cosa, anche per permettere quegli aggiustamenti che progressivamente invece saranno necessari, per, per, ma proprio de de degli aggiustamenti rispetto ai dati di monitoraggio. E non so se ci sono altre domande. No, non ci sono altre domande. Quindi a questo punto direi che possiamo chiudere la conferenza stampa. Ringrazio tutti e buona giornata a tutti quanti. E poi, appunto, come detto, riceverete tutte le comunicazioni di comunicato stampa e documento definitivo in giornata. Grazie e arrivederci. Buona giornata a tutti, grazie.